Salve a tutti e benvenuti e soprattutto bentornati nel mio canale. E oggi cosa faremo? Oggi faremo il riassunto di Harry Potter e la pietra filosofale. Perché mi sembra anche giusto con questo bellissimo outfit. Vedete, la giacchettina di Grifondoro, la camicina, i pantaloni mimetici. Perché mimetici? Beh, perché come ci ha insegnato il trono del Muori, Hogwarts è un campo di battaglia dove la gente muore. Comunque io direi di iniziare con la nostra storia. Allora, siamo in questa notte molto terrificante e paurosa e abbiamo questa via chiamata Private Drive e vediamo questo anziano signore che va in giro con un residuo bellico, un telefono della Motorola del 41 e che fa così e cercando la linea, pum, toglie la luce a tutto il quartiere e non vedendo più un tubo inciampa in un gatto e questo gatto si trasforma in una signora. Mortacci tua, cacchio, vai. E allora lo guarda e fa: ah, una signora Negroni, mi aspettavo di trovarla qui. E lei fa: ok, chi attendiamo? Hagrid. E allora ad un certo punto vediamo scendere una grande luce dal cielo e vediamo questo gigante su questa moto che plana e si spiaccica quasi sulla strada, che porta un bambino in grembo, e la Megrani fa: ma dove lo lasciamo? E lo lasciamo qui sull'uscio. Come sull'uscio? Di queste persone? Sì, sono i suoi zii, Alimortè. Ok, allora vedi questi tre maghi, per due maghi un gigante, che appoggiano il bebè, bussano e scappano via. E Megoioni, nasconditi, un gigante e un vecchio, cascano per terra. Comunque, non si sa come spariscono nella notte. E vediamo zia Petunia e zio Vernon che aprono la porta. Fanno: porca puttana, che cacchio è qui? E prendono il bambino Harry Potter. Guarda, c'è la saettina bella. Abbiamo un salto temporale di circa 10 anni e 11 mesi, più o meno 11-10 mesi, e vediamo il nostro piccolo Harry Potter cresciuto in un sottoscala. Ad un certo punto lui sta bello beato dormì, tutum, chi è? Si sveglia di soprassalto, c'è la zia che gli fa: oh, sveglia che devi preparare la colazione. Va bene, ad un certo punto, mentre lui si sgrana gli occhi, senti tu, un cucciolo di ippopotamo scendere le scale che fa: cugino, dai che se ne andiamo allo zoo! E allora scende, e Harry esce, pam, lo ributta dentro. E allora vanno lì a cucinare, entrano tutti e due in cucina, uno perché deve andare a prendere i suoi regali, il piccolo Dudley, il piccolo cucciolo di rinoceronte, ad prendere i suoi regali, Harry che deve andare a cucinare la colazione, e quando Dudley vede che non sono 245 regali, ma sono come l'anno prima, ma sono 240 e basta, girano i marroni, ma no, io volevo più regali. E allora lo zio Vernon va lì e gli fa: non ti preoccupare, allora andiamo oggi, quando andiamo lo so, ti ci compriamo 5 regali, anzi no, 6, mail, così. Allora, va bene, mi piace come idea. Quindi, mi piace come ragioni, complimenti, Stonks, grande, molto, molto grande. E allora vanno tutti e quattro allo zoo, perché Harry volevano lasciarlo a casa, ma la sciura non poteva tenerlo, quindi se lo sono dovuti portare. Però lo zio Vernon, prima di andarlo, guarda intensamente negli occhi e gli fa: non combinare guai, capito? E lui fa: no, per carità. E allora vanno tutti allo zoo, e come al solito quando si vaga per lo zoo di Londra si vedono tante cose, e tra cui il pitone. Però questo pitone è pigro, non vuole fare una fava, e guarda lì intensamente tutti questi sguardi, due maroni tutti i giorni, questa gente che mi guarda cosa fa, io sono qui sul divano che mi sto facendo i cacchi mia, lasciami in pace. E invece no. E Dudley continua a bussare, sto a farmi i cacchi mia. E allora arriva e gli fa: fallo muovere. Non si muove, allora loro vanno via. E Harry lo guarda sconsolato, fa: oh, te capisco, due coglioni. E il serpente inizia a dire: sì, due palle. Continuano a bussare. Oh, che parli? Che ti capisco io pure. Sì. Allora in quel momento lì che il serpentello si è svingiato, Dudley arriva lì e fa: guarda, il serpente si è mosso! E si appiccica contro il vetro sparisce e lui casca dentro la vasca. E allora zio Vernon fa: oddio mio, le burla Joe, ciappiamolo! E però il vetro è riapparso, però il serpente invece è fuggito e noi tutti siamo contenti. Lo zio Vernon si incacchia tantissimo, prende per un regio Harry Potter e cerca di tirar fuori suo figlio, ovviamente, tira fuori suo figlio dalla vasca, vanno a casa a prendere il figlio
lo butta dentro lo sgabuzzino e gli dice: non esiste quella robaccia, la magia. E lui sta a casa senza cena, va a dormire senza cena e qualche giorno dopo esce dal suo sgabuzzino, va a pigliare la posta, prende la posta, guarda la posta, e trova una lettera così indirizzata a lui: Mr. Harry Potter, nello sgabuzzino sotto le scale, 4 Private Drive, Little Wingy. Se fai le mortacci tua, come sai, preciso, sti cazzi, però vai in cucina e porta gli altri, l'altra posta alla famiglia, tutti lo guardano perché gli dice: oh, quella busta lì, no, questa è mia, come tu? Allora tutti vanno lì per pigliargliela, lui cerca di no, poi c'è Dudley che lo picchia col bastone e allora gli va: dammi sta lettera, poi la prendono, la strappano. Ah, Harry un po' gli gira, io la mia lettera, ti fatica chi tu hai. Il giorno dopo lui è in attesa che la sua lettera arrivi di nuovo, allora arriva al postino, però lo zio Vernon riesce a spingerlo via e prende la lettera. Gliene arrivano 3, ma lo zio Vernon le prende, le butta nel camino così, ora è fuoco fatuo, però, poi vediamo dalla finestra il giorno dopo ancora un sacco di gufi che guardano lì intensamente la zia Petunia mentre sta a rompere le uova e appaiono le lettere anche dentro le uova. E allora, che due maroni, poi arriva la domenica e anche il Vernon fa: ah, bel giorno la domenica, perché non c'è posta la domenica. E invece sti cacchi, da tutto il camino entrano un sacco di lettere. Allora zio Vernon, in mezza crisi, di mezza età, va, decide di andare in quest'isola, ce ne andiamo molto lontano dove non possono trovarci, e vanno per il tratturo antico al piano, quasi per nel bar fiume silente. No, vanno in quest'isola in mezzo al faro. E allora lì, il 30 luglio, è lì Harry Potter, è lì alle 11.55, è lì che mentre tutti gli altri stanno dormendo, lui è lì che sta facendo il disegnino sulla sabbia, e quando è mezzanotte del 31 luglio lui fa: tanti auguri a me. Ad un certo punto segui, e dici: mortacci tua, chi è che bussa che stiamo in mezzo all'isola, signori? È un gigante che fa: salvatevi, arriva il giudizio finale! No, invece no, era solamente Hagrid, questo gigante che entra dalla porta. E tutti lo guardano: oh, li mortacci tu, lo fa: ah, ciao belli! Questo bestione entra, Hagrid alto, altissimo, allevissimo, purissimo, dice, guarda intensamente Harry e gli fa: tanti auguri, tu sei un mago, i tuoi genitori sono stati uccisi da un mago potentissimo e malvagio. Ah? Non glielo avevate detto? No, li mortacci tua. Comunque, domani andiamo a comprare tutto quello che ti serve per andare a Hogwarts. Cos'è Hogwarts? Te lo spiego domani. Così vanno a dormire, dormono, poi se svigiano, andiamo a Diagon Alley. Quindi prendono la barchetta e Hagrid con un schiocco di dita fa andare la barca ancora più veloce. Arrivano lì. Avete presente all'Esse Lunga? Ecco, di fianco all'Esse Lunga c'è questo bar, tutto logoro, con gente strana. Quella con la gente losca, no? Loro entrano lì. E nel momento in cui entrano, tutti guardano Harry Potter. E Harry Potter dice: ma no, Hagrid, portami via. E senti: oddio, quello è Harry Potter! Salutami, per favore, salutami! Oh, io sono il tuo più grande fan, il tuo più grande allenatore. Hagrid, portami via, per favore! Dai, cazzo! E Hagrid fa: no, però prima dobbiamo salutare questo qui. Questo, chi è il mago Thelma? No, questo è il tuo professor Raptor. Sì, ciao! Allora gli stringe la mano e arriva. Ah, portami via! E allora Hagrid lo porta nel ripostiglio dietro, non nel ripostiglio, nel cubicolo dietro al bar. E guarda i mattoni. E Harry si è un attimo spaventato perché questo qui mi porta nel retrobottega. E cosa vuole fare? Invece no, lui inizia a fare... E vedi che il muro si apre e lui... Madonna mia, che cacchio c'era nell'artes di stamattina? Svarioni ciò. E allora entrano tutti e due a Diagon Alley e Hagrid dice: mo, compriamo tutto quello che ti serve per Hogwarts. E lui guarda e fa: ma io non c'ho soldi, non c'ho niente, una lira, non c'ho un vagino, non c'ho. C'ho le tasche buche. E lui fa: non ti preoccupare perché i tuoi genitori ci avevano un sacco di soldi. Ah, me lo dici adesso? Sì, un sacco di soldi. Quindi pronto che andiamo alla banca Gringot. Entriamo nella banca Gringot. Entriamo nella banca Gringo dove tu vedi sopra i banconi alti questi, i cugini di Yoda, i cugini di secondo grado che vediamo in Star Wars, il primo episodio, quello della seconda trilogia, dei prequel, che alla fine quando c'è quello che fa pace, quelli lì, cugini, proprio lui, che
fanno la banca lì, hanno la banca lì a diagonale. Allora, allora, vedi, Hagrid che va lì, fa, dobbiamo entrare nella casa lì, nel coso della banca di, del giovane Harry Potter, e Silente mi ha chiesto di prendere il fumo. Quindi vanno lì nel caveau di Harry a pigliare le monetine, e nel caveau di Hogwarts a pigliare il fumo di Albus Silente, perché grande mago che ha le visioni. Poi, quando Harry ha visto che c'è una montagna di sordi, si mette il cuore in pace, fa l'immortacci vostra, pia un po' di monetine ed è pronto per andare a comprare la sua bacchetta, la sua giacchetta e il pentolone. Dov'è il calderone? Dove sta il calderone? Il calderone. Abbiamo perso un bottone, è comprata dai cinesi questa, di mortacci sua. Comunque, allora lui è pronto e mo deve andare da Ollivander. Lui va da Ollivander, entra, apre la porta, fa salve, e lui fa ah, io mi chiedevo quando lei, anzi, allora mi chiedevo quando lei sarebbe arrivato qui per prendere la sua bacchetta. Mi ricordo quando la tua mamma e il tuo babbo sono venuti qui a pigliare la loro bacchetta. Mi ricordo perfettamente che la bacchetta della tua mamma era bacchetta cinese dello You Can Eat, quello vicino a Firenze, con cuore di germoglio di soia, mentre quello del tuo babbo era tempura fritta con cuore di cuore di colla vinilica di. E lui fa, sti cazzi, si ricorda dopo non so quanti anni ci ho passato, fatti i cacchi tuoi. Allora tocca a te, mo. Allora sai cosa fa Ollivander? Va lì, prende la prima, fa, proviamo questa, prende la cosa, gli fa, toh, lui la prende, fa, vum, e casca tutto, fa, no, assolutamente no. Allora prende l'altra, e lui prende, fa, vum, e lui fa, no, assolutamente no, hai aperto la mia cronologia del computer, non guarda, zozzo. Allora prende l'ultima che fa, mi domando se... E allora prende la scatola e fa... provi questa. E lui prende la bacchetta e fa... Ororo, canti gregoriani, luce divina. E lui fa, ah, curioso, che c'è del curioso? Che quella bacchetta lì, la sua bacchetta di cuore di uranio impoverito, quella sia il caso che quella abbia una gemella. E quella gemella... E la bacchetta del mago che ha fatto, che le ha dato quella. E lui c'aveva sulla capoccia una bandana. Lui mi ha dato la benda? Oh, wow! Grazie, signor mago scuro. E lui fa, no! Che ti ha dato la cicatrice. No, allora non mi interessa più, grazie. Grazie, però non mi interessa mia la cicatrice, basta. E allora li mortacci tua. Ricordi, stia attento a non seguire gli sconosciuti. E mortacci tu, io sto con un gigante che ho mai visto in prima d'ora, me lo sto, mi sta a portare in giro. Comunque, vabbè, escono da Ollivander. Thunder e Hagrid fa, ehi, Harry, ti ho preso l'uccello. Cosa ho appena detto? Mai fidarsi degli estranei. Esce Ollivander dalla porta. E invece no, era Edwige, questo bellissimo gufo, questa civetta bianca. E quindi, felice, lui, con Edwige per mano, vanno a comprarsi la giacchetta al calderone e poi tutto quello che gli serve. E mo dopo, dov'è? Eccolo qui. Bisogna. Hagrid lo guarda e gli fa, boh, sei pronto, mo devi andare. Dove devo andare? E apri la busta che c'è sta il biglietto del treno. Allora vedi che loro si incamminano verso la stazione. Allora Harry tira fuori il biglietto, c'è scritto London Hogwarts, piattaforma 9 e 3 quarti. Come piattaforma 9 e 3 quarti? Ci deve essere un errore, Hagrid. Dove cazzo sta Hagrid? Portacci tua. E vedi Harry Potter da solo lì in stazione, col suo biglietto, con tutti i suoi valigie e con l'uccello, che va e dice, boh, mondo cacchio vado. E allora ad un certo punto, mentre lui è lì spaesato nella radura, fa, ma io adesso che cacchio faccio? E senti, sti babbani in me. E allora vedi Harry che fa, sciura, allora dovrei andare a Hogwarts, ma non so dove sia il mio primo anno. E lei fa, ah no, il tuo primo anno, fa amicizia con mio figlio, guarda, vai, Ron, attacca. E allora loro fanno amicizia e la sciura fa, guarda, per passare devi lanciarti contro a quel muro lì. Sì, perché io sono scemo adesso. No, tu non ti preoccupare, guarda, vai Ron, bam, e va
Totam! Cazzo, è passato attraverso! Sì, sì, tu vai, non ti preoccupare. Allora lui va, pum, pum, passa attraverso e siamo qui nella stazione. E allora poi vanno sul treno. Vanno sul treno, lui e Ron si siedono insieme. Poi ad un certo punto arriva la Shura che fa qualcosa nel carrello. E Ron fa un ciao sordi, mentre Harry fa compriamo tutto. Sboron, sboron, sboron. E c'è questa caramella buonissima che è la cioccolana. La cioccolana lui apre e la cioccolana salta. I mortacci tu non riesci a mangiarla. Però ha trovato la bellissima carta con sopra Albus Silente e fa chi? Albus Silente, bello! E sparisce e lui fa mortacci, tu hai sparito e ma ritorna. No. Sordi spesi a cacchio. E entra Hermione e fa oh, avete visto un rospo che c'è Paciocche che l'ha perso? Chi cazzo è Paciocche? Chi cazzo sei tu? Tu chi sei? Oddio, tu sei Harry Potter? Sì, io sono Hermione, piacere. Vi vestite che stiamo quasi arrivati. Arrivano a Hogwarts e c'è questo gigante che appena entra e va porca. Nella notte, quindi vedi, porca puttana. E allora tutti si incamminano con la barca verso Hogwarts e Ron gli dice, mo ci sta, ci devono sorteggiare nelle case. Tu che vuoi fare, Grifondoro, Serpiverdi, Tasso Frasso o Tasso Giallo, Tasso, come cacchio si chiama, la casata che non circola nessuno, Tasso Rosso, bravo, e Corvo Nero. E che vuoi fare? Non ho più pallida idea. Non andare in Serpeverde, che lì ci stanno i cattivi. Ok, bravo, lo terrò a mente per il futuro. Ok, allora, dimmi. Niente, non ti dico un cacchio. Arriva la McGranny e fa, pronti per entrare nella casa? Va bene, allora, aprono le porte, lui va lì e fa, iniziano a fa l'appello. I mortacci tua, c'è sta il cappello parlante lì appollaiato sullo sgabello, lo sgabello, lui inizia a canticchiare. This is Halloween, everybody remember. No, non è questa, cappello, basta. E allora arrivano tutti, ognuno si siede, gli mettono il cappello sulla cappaccia. Arriva Harry Potter, fa così e gli fa, che casa vuoi sta? Non si è perverde, sicuro? Sì, sei sicuro? Sì. Va bene, Gryffindor, toh, già poi, ci abbiamo, come dice il trono del muore, ci abbiamo Harry Potter. Bombo. Siamo felici come la Pasqua. Ad un certo punto vedi questo vecchio che arriva e va da Albus Silente, che è lì seduto, che sta a guardare molto felice, e dice Albus lo guarda e fa oh, ma tu chi sei? So figo, so bello, so gazzarbidello. Sì, vabbè, ma che vuoi? Devi dire che non possono andare a vedere la sezione proibita ai minori della biblioteca Osè. Ok, il signor Gazza dice che non potete andare. Quello che ha detto lui, in poche parole, non mi interessa. Signori, mangiamo. Appare un buffet, tutti felici. Harry che sta a mangiare. Poi si gira un attimo e dice oh, chi è quello lì? Renato Zero, quello di fianco a Pagotelma. E lo fa quello, il Severo Spitone, il tuo insegnante di pozioni. Che mortacci tua! Brutto, non mi piace. Poi, qualche giorno dopo, sono lì tutti belli a fare colazione. Ad un certo punto era il momento della posta. Shum, planano un sacco di piccioni. Dice, madonna, non hanno chiuso le finestre. E iniziano a lasciare la roba. E Neville Pasciocche, quello che aveva perso il rospo, riceve una ricordella. Che per fare i mortacci tua, questa diventa rossa quando mi dimentico qualcosa. Ma non poteva anche apparire la scritta cosa mi sono dimenticato? No, solo il rosso. Cascio. E poi vanno a lezioni di pozioni. Vanno lezioni di pozioni, dove con Renato Zero, no? Che rompe le palle a Harry, praticamente lo guarda e gli fa ma se il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi vanti, i suoi re, dimmi buffone per scaramanzia. Ridi, non dimmi, ridi. E lui lo guarda e fa cosa? Non lo so, non cosa vuoi? Cosa vuoi? E allora vedi Renato che fa ora spiegami, dai, l'atteggiamento che dovrò adottare. E vedi Harry che si gira, fa questo è fuori come un cucù. E Hermione fa, vabbè, lascia stare. La lezione passa così, tra un musical e l'altro. Diciamo che vanno via e prendono le scale sbagliate. Vanno su e poi vedono il gatto di Gazza che li guarda e fa meow. Loro scappano via e vanno dentro questa porta che cercano di entrare perché sta arrivando Gazza, ma è chiusa, allora lui fa, lei fa, Hermione fa, all'omora, e si apre la porta, chiudono, e Gazza arriva, dove siete? E dico, non ci siamo, e allora va via, e fanno, si girano, c'è un cane a tre teste che... Allora loro scappano via, chiudono la porta e fa, Hermione fa, l'immortacci vostra, guardate che se mi fate
morì o peggio espelle, mi girano i maroni. E allora se ne va a dormire. Se ne va a dormire e fa: oh, questa qua si deve riguardare le priorità, le sue priorità. Ma esce fuori come un cucù. E comunque si va avanti. Poi finalmente c'è sta la lezione pandà sulle scope. Tutti felici, andiamo sulle scope. No, praticamente arrivano lì la mattina, hanno tutta la scopa, si siedono, si mettono lì. La signora gli fa: adesso mi mettete a cavaccioni della scopa e al mio via partite. In quel momento lì, Neville Paciocca ha deciso di andare ad aiutare Garibaldi a conquistare il nord Italia. Prende parte, va, casca per terra, si spacca mezzo braccio. E quando la sciura lo solleva, l'insegnante lo solleva, fa: grazie mille, grazie mille. E lo portano via perché anche ha fatto una battuta bruttissima. Quindi l'ha preso e l'ha portato via. E poi mentre è cascato, a Neville gli è cascata la ricordella. Allora, ma poi prende la ricordella, prende e va a cercare di nascondergli. Ma Harry lo insegue e poi lancia la ricordella. Allora Harry va, impicchiata, prende la ricordella. Peccato che fa la derapata proprio davanti alla finestra della McGranny. La McGranny fa: oh! E va subito, ma subito scende giù dalle scale dall'ultima ala del castello, però sulla torre, era sulla torre, però lei arriva subito, non fa, Harry Potter non fa manco tempo a scendere dalla scopa, lei è già arrivata, perché lei è magra, lei arriva: signor Potter, venga qui subito. E allora tutti pensano che sia spacciata, invece no, perché la McGranny gli fa: oh, c'è una cosina per te, che tu vuoi fare? Vuoi far parte della mia squadra di Quidditch? Vuoi fare il cercatore? Lui fa: non so, dai che gli facciamo il culo ai Serpe Verde, che l'anno scorso hanno vinto loro e il Severo Spirito mi ha fatto Renato, non è presente Renato, mi ha rotto i maroni per tutto l'anno. Vabbè, allora sì, gli facciamo il culo. Però lui fa: un c'ho mia la scopa. E lei fa: non ti preoccupare quello, non ti preoccupare. E allora, vabbè, lui tutto felice: ah, sono cercatore. E va a fare colazione il giorno dopo, no? Va a dormire, si sveglia, e ad un certo punto, quando arrivano tutti i gufi, gli arriva la civetta, il vige con una scopa, patapam, gli casca: che è? Che sarà mai? Lei è una scopa, ma non è solo una semplice scopa, è una Nimbus 2000, la scopa più veloce del mondo. Vum! Figata, tutti dicono: ma che figata, è pazzesca. E poi loro non potrebbero avere le scope, però c'è un segreto tra noi e Albus Filem. Il giorno di Halloween si salta il tempo e si va al giorno di Halloween e abbiamo lezione di incantesimi, dove ci insegnano Wingardium Leviosa. Solamente che Ron sbagliava e faceva Wingardium Leviosa, e Hermione fa: non è Leviosa, è Leviosa. Te fatti i cacchi tuoi, chi te l'ha chiesto? E allora, poi quando escono, Ron parla male di Hermione, Hermione si offende, va a piangere, tuttavia, e abbiamo un salto temporale e si va a magnà, perché la sera di Halloween c'è sta il cibo buono, il cibo per tutti. E allora senti, mentre stanno tutti a magnà, un troll, una sotterranea, portaci tu a Harry Potter, fa un salto, chi è? E allora fa: un troll, una sotterranea, io vi ho avvertito, di che mi ha fatto pigliare un colpo? E allora tutti vanno via, Albus dice: andate tutti nelle vostre case, ma se poi finite a magnà, no, vai a casa tua. E allora va a casa sua, tutti vanno nelle case e Harry chiede a Ron: sai dove è Hermione? E lui fa: è andata a piangere nei bagni. Cacchio, andiamo nei bagni. Allora vanno nel bagno delle ragazze e c'è sta il troll. C'è sta il troll che sta a spaccare tutto. E allora loro vanno lì per salvare Hermione e gliele danno e lo battono il troll. A un certo punto, quando hanno già abbattuto tutto, arrivano i tre moschettieri. La McGranny, Renato Zero e il mago Thelma. E la guardano e fa: li mortacci vostra! Molto bravi, fortunati. 10 punti a Grifondoro. Immortale, 10 punti. Che sei, genovese? Oh, abbiamo sconfitto un troll. 10 punti. Vedono che Renato c'ha una ferita sulla zampetta e allora dicono: ah, lui stava cercando di superare il cane perché c'è qualcosa di nascosto lì, che avevano letto che qualcuno aveva cercato di rubare alla Gringotts qualcosa, che avevano la stessa cosa che erano andati a prendere quando il fumo di Albus, nella stessa casa, nella stessa vault, avevano cercato di rubare qualcosa, quella cosa che avevano appena preso loro, che in realtà non era il fumo di Hagrid, era di Albus, ma era solo un modo per nascondere le tracce. E allora pensano che abbiano nascosto qualcosa dietro Fuffi, dietro il cane a tre teste, e allora dicono: ah, lui ha tentato di rubare qualsiasi cosa che stiano nascondendo. Però
Così Halloween passa e c'è il giorno della giornata di Quidditch, della partita di Quidditch, e allora Harry Potter è pronto a fa il cercatore, va a prendere la scopa, va zzzz, contro i Serpeverde, che l'insegnante fa, voglio un gioco pulito, avete capito? Soprattutto voi Serpeverde, ma li mortacci tua. E allora loro fanno uno scontro pazzesco, a quel punto la sua scopa inizia a fare cose strane, e no, va de pacca, cioè avrà la garanzia, però era sopra e sta per cascare per terra. Allora Hermione vede che c'è Renato Zero che sta cantando... E il triangolo, no, non l'avevo considerato. E allora lei corre lì e gli brucia il pantalone, che lui si arrabbia perché è un pantalone de moda, è un pantalone che va de moda. E allora questo pantalone che va de moda, allora lui spegne il fuoco, quindi non può più guardare Harry. E allora casca per terra e Harry riesce a riprendersi il comando della scopa e va a pigliare Boccino, non con la mano, non col piede, ma con la bocca. Ta-ta-ta. E riesce a prendere, e Grifondoro vince la partita. E mentre se ne tornano verso dove devono andare Harry, Hermione e Hagrid e Ron, con Albus, no, con Hagrid, gli dicono, secondo me, gli dicono ad Hagrid, guarda che Piton è cattivo perché durante la notte di Halloween ha cercato di superare il cane a tre teste. Come sai del cane a tre teste, il mio cucciolo? Com'è tuo cucciolo? Eh sì, l'ho portato io, perché ad Albus serve. Gli serve ad Albus per nascondere una cosa. Cos'è che sta nascondendo il castello? Questo è un segreto tra me, Albus e Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? Allora Hagrid fa, non dovevo dirlo. No, e scappa via così. E fa, Hagrid, dove vai? No, vai via. E allora se ne va. Passa ancora un po' di tempo, siamo a Natale, stanno per iniziare le vacanze natalizie, tutti se ne vanno tranne Ron e Harry e altre persone che non stiamo qui a elencare tutte perché cambiamo tempo. Però Hermione, prima di andare via, dice, voi avete un compito importante questo Natale, cercare Nicolas Flamel, il libro su Nicolas Flamel, e i mortacci, e devi andare nella sezione proibita. Vabbè, poi qualche giorno arriva Natale, la mattina di Natale, aprono i regali e, anzi, Ron sveglia Harry e fa, oh, ci abbiamo i regali. E come ci abbiamo i regali? Non ho mai avuto un regalo in vita mia. Te c'hai i regali adesso. Oh, e tu, tutto felice, va giù, regali. Ha ha! Apri e c'è sta un bellissimo mantello vecchio, bello di... E lui fa, provatelo, ce lo metto addosso. Sparito. Ficata, posso andare a spiare tutto. Spio, non mi vede. E Ron gli fa, no, puoi andare a usare questo qui, puoi andare nella sezione proibita. Bella idea! Allora, se lo mette, quella sera lì se lo mette addosso e va nella sezione proibita a cercare il libro di Nicolas Flamel. Allora prende, entra nella sezione proibita, riesce a trovare, prende il libro con scritto L'Immortè, apre e c'è una faccia che spunta fuori che gli strilla. Allora wow. Lui si spaventa, gli casca il libro per terra, gli casca pure la lampada, arriva Gazza che fa, oh, che c'è sta qui? Allora lui cerca di scappare, scappa, uno, due, tre, arriva davanti a questa porta, che però davanti c'è il Mago Tema e Renato Zero che sono lì che stanno un po' a flirtare, che quasi si limona, no, o si picchia, no. E quindi lui ci va, mortacci, e entra dentro la stanzetta, in silenzio, quella dietro di loro. Però del fastidio, perché sennò lo sentono, perché, però in quel momento lì è arrivato Gazza che gli fa, guarda che c'è qualcuno di là, e allora vanno di là a cercare chi è entrato. Ecco, tac, entra, si toglie, madò! Vede lo specchio, però si è spaventato perché non aveva visto, c'è stavano due persone lì, hai capito? Chi è che io sono? Ma è mia mamma e la mia babba! Allora deve andare a chiamare Ron, va tutto di corsa, frettoloso. Ah, Ron, vieni a vedere i miei genitori, c'è stanno specchio con i miei genitori. Allora vanno tutti giù, tutto. Ah, eccoci, eh? E Ron, no, ci sono io, vincitore del 15. Come te vincitore del 15? Un cacchio te vincitore del 15? No, c'è la mia mamma e il mio babbo. Vabbè, va a dormire, torna a dormire. Lui e Harry tutte le notti va lì a vedere nello specchio i suoi genitori. E una sera va lì, scende le scale, arriva, apre la porta e dice, è ancora qui a guardare, chi cazzo è? Albus, che cosa ci fai qui? No, che cosa ci fai tu qui? L'ho chiesto prima io, ma io sono il preside. Vabbè, io sono venuto qui a vedere i miei genitori. Ah, hai scoperto anche tu le brame dello specchio. E lei cosa ci vede? Dei calzini, sarà. E comunque ti devo dire che da domani non ci sarà più. Come non ci sarà più? Lo porto via. Va bene. E allora portano via lo specchio delle brame. Ah! Poi arriva Hermione. Sono finite le vacanze di Natale. Arriva Hermione.
che fa, oh, ci siamo sbagliati, perché quello lì è nell'ABC della magia. Guardate, Nicolas Flamel, quello che ha creato la pietra filosofale. La pietra filosofale. Dobbiamo andare a chiedere ad Hagrid. Allora, partono di notte, Hermione, Ron e Harry, bussano. Chi è? Siamo noi! Cosa volete? Dobbiamo parlare. No, sono impegnato. Sappiamo della pietra filosofale. Le mortacci vostra! Allora, venite. Allora, si mettono lì a parlare e vi fa... Sì, ma mo non c'ho tempo. Che stava a cuocere una roba, no? L'ovo sodo stava a fa. Guardate qua che c'ho. E lei, che è lei? Hagrid. L'ovo di drago. Come l'ovo di drago? Sì, perché il drago lì gliel'aveva regalato un signore alla locanda, in una locanda. E Hagrid aveva sempre voluto un drago, era una delle prime cose che gli aveva detto Hagrid a Harry. Guarda, e in quel momento lì si apre, esce questo piccolo draghettino che fa... Oh, sono la sua mamma, bello draghettino. E allora... l'ortaggio brucia, scotta. E mentre nessuno lì, Hagrid guarda un attimo e fa... Porca, chi è quello biondino lì? E allora tutti fanno... Cacchio, i Malfoy... E allora tutti corrono al castello. Però la Granite lì alla porta fa: ah, mi ho beccati. Un sacco di punti verranno tolti alle vostre casate e siete in punizione, tutti a quattro. Quattro? Ma non solo loro. No, anche te, Malfoy, eri fuori. Anche se le tue intenzioni erano più che buone, anche tu eri fuori, quindi in castigo. E il loro castigo è andare dentro la foresta proibita. La foresta proibita, che paura! E vanno lì, con Hagrid. Hagrid tanto triste che hanno mandato via Norberto. E se gli altri draghetti gli fanno i draghetti? E se gli altri draghetti gli fanno i furbetti? È solo un culo, dopo tutto. E quindi, ma dai, su, Norbevale, dai, Duma. E allora sono andati tutti nella foresta proibita, perché c'è qualcuno che ciuccia, che uccide e ciuccia gli unicorni. E allora tutti fanno... Ma cazzo, non possiamo entrare nella foresta proibita? Tu ci entri. E quindi si dividono. Grande idea. Dei bambini vanno divisi, non stanno col gigante. No, li dividiamo! Quindi, Hagrid, Hermione e Ron vanno a destra. Malfoy, Harry e Fang o Thor, come lo chiamano, non mi ricordo, il cane di Hagrid, vanno dall'altra parte. E vanno nella foresta e ad un certo punto... Porca puttana! Però c'è un mostro che sta ciucciando il sangue di unicorno. E allora Malfoy e il cane scappano via. E Harry Potter arriva lì perché gli fa male... No, sta fermo lì perché gli fa male la cicatrice. Arriva questo mostro... E poi arriva questo uomo, mezzo cavallo, mezzo uomo, fa e butta via questo demone e gli fa: io sono Fiorenzo, un amico di Hagrid. E i mortacci tua, sai cosa c'è nascosto adesso dentro il castello, la pietra filosofale? Esatto. Ok. Arriva Hagrid che fa: ah, ciao Fiorenzo. Ciao Hagrid. Come va? Tutto bene? Cosa ci fate qui fuori con dei bambini? Ma le regole di Hogwarts, sai, le solite cose folli. Vabbè. Torniamo tutti a casa, dai che mi sono rotto i baroni. Vanno tutti a casa e allora vanno a dormire. Il giorno dopo, Hagrid, ma... Porca puttana, la bacchetta! È riuscito dopo tutti gli esami, quindi ha pensato ad altro. Arriva, vede Hagrid e fa... Ma Hagrid ha sempre voluto un drago. Ma scusa, allora... Allora dobbiamo andare a parlare con lui. Allora tutti vanno lì da Hagrid e gli dicono... Hagrid, ma... Quello lì che ti ha dato il drago, che cosa ti ha chiesto? No, ma niente, gli ha chiesto come far addormentare un cane dalla testa. Io, guardi, io c'ho Fuffi, e Fuffi basta che gli fai ascoltare un po' di musica e lui va a dormire. Mannaggia me! Esatto. E allora il tre dell'Ave Maria corrono dalla McGranit. McGranit, dobbiamo parlare con Albus Silente. La McGranit si alza e fa... Albus non c'è. È andato via, Albus non è più cosa mia. Stanno per rubare la pietra filosofale. Fatica. Vi dovete fare i cacchi vostri, andate fuori. Allora tutti vanno fuori e dicono: ah, questa sera di sicuro cercheranno di rubare la pietra filosofale. Dobbiamo riuscire a impedire a Piton di... E appare... Molto bene, che cosa ci fate voi qui fuori? Niente, stavamo proprio adesso uscendo per distruggere della proprietà privata. Molto bene, molto bene. E allora vanno e la sera sono pronti, prontissimi per andare a salvare la pietra filosofale. Quindi alle 8:30 si preparano, andiamo a prendere la pietra filosofale. Entrano, passano, dove sono andati prima, scendono le scale, aprono la porta. Allora, aprono la porta. Sta già dormendo. Cacchio, siamo arrivati tardi. Però in quel momento lì proprio si spegne la musica. No!
No, mannaggia! E allora il cane inizia a cercare di morderli e loro si riescono a buttarsi giù. Cadono giù e ci sta questa bestia, che questa strana pianta che gli sta a prendere tutto, ad ambigliare tutto il corpo. Oddio, no, no! E li porta giù. Perché dovete stare calmi, dice Hermione. Allora sta calma. E però lei sta calma e quindi scende. Harry sta calmo e quindi scende. Ron parte di cucù e inizia a muoversi. Allora la pianta si avvinga ancora di più. Allora Hermione fa... Lumus Solem! E la pianta lascia tutto e Ron cade. Poi la prova dopo, la prova dopo. Sai, la prima prova è stata il cane, la seconda prova è stata la piantaccia schifosa... Rettifico, perché non mi ricordavo più, ma dopo quella delle piante c'era quella delle chiavi, ma non mi piace a me quella delle chiavi, quindi non ve la racconto. E la quarta, la terza, perché dopo la seconda c'è la terza prova sono gli scacchi, e allora quella è la prova di Ron. Ron è fortissimo perché lui ce la sa fa, lui è bravo a giocare con gli scacchi, e allora lui si mette lì e vince, però si sacrifica e casca per terra, viene infilzato dalla regina, però riescono a fare scacco matto e vincono. Quindi Hermione decide di restare lì con il povero Ron e di mandare Harry Potter da solo a sconfiggere Peter. E lui fa... Sei sicura? Vabbè, devo proprio. Vai! Allora lui va e fa... Ah ah, ti ho beccato! E Harry vede quest'uomo davanti allo specchio che non è Peter. E lui fa... Batman, ti stavo aspettando! Non sono Batman, sono Harry. Ho sbagliato film, mannaggia. Vabbè, ti stavo aspettando, Harry Potter. Professor Raptor. Sì, sono io, nessuno avrebbe sospettato di povero balbettante professor Raptor. No, neanche un pochino, nel senso non mi è mai passato per la capoccia, devo dire, ma neanche un po'. E poi senti una voce. Ah, fammi parlare a me, fammi parlare a me. Chi è sta voce? Fammi parlare a me. Allora qui Mago Thelma si toglie il cappuccino, giro biro, e ci sta un'altra faccia dietro, e lui fa, Madonna mia, uff, è Voldemort, ma quello è Voldemort, che fai, vivi alle spese altrui, non vuoi pagare le tasse, eh? Allora fa, che tu c'hai la pietra filosofale, no, non c'ho niente. Ah, guarda nello specchio, ciao, cosa vedi? Una mosca che vola. No, sta dicendo una bugia. C'ha la luna nelle sue tasche. E allora fa, quel cazzo ha fatto scoprirlo? Allora si sposta, allora Raptor cerca di pigliarlo, ma Harry con le mani de fuoco lo tocca in faccia e questo si sbrucia. No! E questo sparisce, esce dal suo spirito l'anima nera che gli penetra. Harry? E sviene per terra. Poi, puff, Harry si risveglia nel lettino di casa sua. Era tutto un sogno. No! No! Era un incubo. No! Era in infermeria. E davanti a lui c'è Albus. Albus che fa... Ti sei svegliato, piccolino. Io pensavo fossi morto. Invece no, meno male. Sono qui. Sono molto contento che tu sia sveglio adesso. Chi era quello? Era Voldemort. Com'era Voldemort? Non era morto. No, non è morto, è vivo, è molto vivo, nei pensieri della gente. E comunque, quello che hai fatto tu nei sotterranei del castello è una cosa segretissima, quindi ovviamente tutta la scuola lo sa. Poi adesso che c'è Instagram e WhatsApp lo sanno tutti, madonna mia, quante storie che ho visto su Hogwarts degrado, un sacco di storie paurose. E comunque devo dire che... Prenderò una caramella, che schifo, cerume, che sfiga, madonna. E allora Albus esce e boom, passano tutti gli altri mesi della scuola. Ed è l'ultimo giorno di scuola, il giorno dove si contano i punti. E se magna, signori, come al solito, dopo se magna, sempre come io all'Universo Studio, magniamo sempre. E signori, oggi siamo qui perché faremo la conta dei punti delle case. Per il momento abbiamo... tutte le bandiere di Serpeverde, infatti Serpeverde è in testa per il momento. Serpeverde, Corvo Nero, Tasso Rosso
E Grifondoro, Grifondoro, fate cacare. Ma visto che io sono il preside, sono lo stregone più potente del mondo, 1000 punti a Grifondoro. Grifondoro vince, applausi a Grifondoro. Grifondoro molto bravi, 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 bravi. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo, merdine. Ciao, non mi interessa, bla 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 bla. Scende dal suo trono bellissimo, si chiude tutto. Chiudiamo baracca, burattini, addio, uscite, andate per le vostre strade. E tutti se ne vanno verso la stazione. E vedi, Hagrid, che va da Harry, gli fa: Harry, ti ho fatto questo. E gli ha dato l'album di fotografie dei suoi genitori. Lui fa: oh, bello, 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 bello. E poi Hagrid gli dà un consiglio magico. Se i tuoi zii ti trattano male, tu minacciali di usare la magia. Ma non posso usare la magia. Sì, t'ascolta a me. Tu, loro non lo sanno che tu non la puoi usare, ma tu puoi usare la paura psicologica. La paura psicologica. Usala. Va bene? Boh. Allora Hagrid, dopo questo magico consiglio, fa: sì, sì, ciao, ciao, ci si vede l'anno prossimo. Dai, dai, dai. Sul treno, tutti fuori dai maroni. Dai, dai, dai. Allora prendono tutti il treno e vanno verso casa. E Harry non vede l'ora di ritornare ad Hogwarts l'anno prossimo. E quindi con questo bellissimo visione del nostro treno che va verso Londra di nuovo, finisce qui il nostro video, perché sì, signori, Harry Potter e la pietra filosofale è finito. Quindi se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividete con gli amici e noi ci vediamo nel prossimo video.